Il piano che ThyssenKrupp ha presentato ufficialmente a sindacati, istituzioni locali e governo nazionale è un business plan e non un vero piano industriale. In quella proposta mancano impegni per gli investimenti, la ricerca e l'innovazione ed emerge una difficoltà a prefigurare che accanto ai sacrifici per i lavoratori possa aggiungere una proposta strategica per il futuro delle acciaierie. Così la presidente della giunta regionale, Catiuscia Marini, ha iniziato l'informativa sulla situazione della ThyssenKrupp di Terni che ha svolto nell'aula dell'assemblea legislativa. Marini ha proseguito rilevando che il piano dell'azienda è essenzialmente finanziario, punta a tornare a fare profitti, correggendo il volume della produzione industriale e chiudendo il secondo forno di Terni. Inoltre sarebbe prevista una riduzione dei costi per 100 milioni di euro, con la riduzione dell'organico di circa 550 unità e una riduzione dei costi per unità di lavoro del 10%.